Oggi andiamo alla scoperta del 3DO Multiplayer System. La storia, i giochi, l'hardware e un test finale molto speciale, grazie alla mia Camilla. State con me. Non so se voi eravate forti a giocare a calcio, io no. Io ero proprio scarso, ma scarso. Alto sì, ma debole, esile, con i piedi grami. Per questo ho giocato anni e anni a basket, anche se ho un cappellino degli Houston Astros. Io ero quello che quando si facevano le squadre veniva scelto per ultimo, o finiva in porta o non veniva proprio scelto e stava fuori in panchina a fare la riserva, magari parlavo con le tipe. Ecco, ho sempre pensato al 3DO come un ragazzo incompreso, ma proprio come quel ragazzo il 3DO va capito, va contestualizzato e va spiegato. Lungi da me dall'essere un esperto, ma come spesso accade, si disprezza quello che non si conosce e ci si fa influenzare da chi la sa lunga, da chi la sa più lunga di noi o da chi ha la voce grossa. E pochi hanno davvero la curiosità di andare a scavare e approfondire e farsi una propria idea. Invece oggi vogliamo guardare a questa macchina. Invece oggi vogliamo guardare questa macchina in maniera agnostica. Cos'è? Cosa ci dà? Cosa ci possiamo fare? E soprattutto, ha senso avere un 3DO nel 2024? Quando Camilla ha visto per la prima volta questo 3DO sul mio tavolo, mi ha chiesto: Albi, ma hai comprato un videoregistratore? E devo dire che è un'affermazione che ha moltissimo senso. Comunque, eccoci di fronte alla console. E devo dire che a me piacciono le cose molto simmetriche e questo profilo fatto a sezione di capitello a me piace molto. Forse di tutti i 3DO prodotti, questo, quindi front loading col cassettino che si rompe sempre, è quello che a me personalmente piace di più. Poi ha due luci, una rossa e una verde, e ha questi inserti di color bronzo che sono proprio belli. Molto semplice come design, molto pulito. Power, open, close. Se lo guardiamo dietro, questo modello è un modello giapponese, per cui ha questa particolarità di avere l'uscita S-Video e di avere lo switch per cambiare la risoluzione da 480i a 240 progressiva. Poi ha i connettori AV, quindi giallo, rosso e bianco per l'audio, e ha una porta di espansione attraverso la quale si poteva ad esempio espandere la memoria interna di salvataggio da 32K a 256K. Il trasformatore è interno, infatti esce solo il filo, e questo è il connettore giapponese che in America funziona. La prima console che poteva visualizzare qualcosa mentre ascoltavi i CD audio, e poi una tristissima porta singola per il controller, ma del controller parliamo tra un attimo. Anche una porta AV di estensione molto nascosta qua sul lato per aggiungere funzionalità come i video CD, eccetera, eccetera. Se però apriamo questa macchina, a parte il fatto che è un po' sporca, ma questa arriva dal Giappone, era un cesso, e il mio amico Rusty Cable ha fatto un full recap, ha sistemato anche il lettore che non funzionava molto, però c'è una sorpresa, ovvero è stato installato un Pico Raspberry Pi che permette di praticamente bypassare il lettore CD e caricare tutta la libreria in quella piccolissima chiavetta USB. Quindi sostanzialmente questa macchina ha un optical drive emulator e il lettore è praticamente staccato. I tasti funzionano lo stesso, power funziona, open and close
non funziona più, in realtà va a resettare proprio l'ODE. Questa macchina è dotata di un processore ARM60 da 12.5 MHz e 32 bit, anche se i bit non ci piacciono, lo so, è di tipo RISC o Reduced Instruction Set Computer, che è un'architettura che puntava sulla velocità di esecuzione e semplificazione dei comandi. Ci dà una risoluzione da 640x480 interlacciata o 320x240 progressiva nella versione NTSC, 2 MB di RAM e 1 MB di video RAM. Il suono è stereo da 16 bit, capace di supportare un Dolby Surround a 4 canali e poi agli interni in pelle. Nativamente il 3DO non supporta l'RGB, quindi per ottenere un segnale RGB ci vuole una modifica hardware, ma come vi facevo vedere prima, questo ha la porta S-Video e la qualità è assolutamente comparabile. Io lo tengo sempre in 240p perché lo uso con un upscaler, il RetroTINK 5 Pro, e quindi gli impongo 1080 Full HD per non perdere nemmeno un dettaglio di questa stupefacente macchina del passato. Questa macchina ha subito un full recap molto recente, a dicembre 2023, e l'ODE è stato installato a gennaio del 2024. E infatti è stata frutto di un gruppo di acquisto di diversi 3DO Rudo dal Giappone, e poi appunto il mio amico Rusty Cable ha fatto tutta la magia. Qui vedete che ho messo del nastro americano sui piedini perché questi due sono a posto, però questi due davanti sono diventati di quella gomma un po' appiccicosa, sembra un po' la gomma pane, per farvi capire. E sebbene questa sia una soluzione orribile e temporanea, comprerò dei piedini, però almeno non mi si appiccica sul tavolo. Parlavamo dell'ingresso del controller, quindi guardiamo il controller. Non è così male come si pensi, nel senso che la croce è assolutamente decente. Vedete che ha anche i comandi forward, backwards, fast forward, stop, play, pause, perché effettivamente questo è un lettore media. Poi ci sono 5 pulsanti, 3 davanti, 2 sulle shoulder, ma oibò, c'è un altro ingresso, cioè praticamente la macchina ha solo un ingresso per il player 1. Ma se avete un player 2 va attaccato qui, quindi si fa una catena di giocatori, quindi quando uno vi sta battendo a qualche gioco tipo Super Street Fighter, voi lo staccate e automaticamente non può più fare niente. Interessante anche lo slider del volume e il jack delle cuffie, cioè qui raga hanno fatto proprio un lavoro pensato, e build quality assolutamente decente. È pesante, a me questo controller piace, poi che non sia al massimo per giocare a giochi che hanno bisogno di 6 tasti e ti tocca usare questo, però assolutamente decente. L'idea di base della 3DO Company era quella di fare come l'industria musicale o cinematografica, ovvero produrre una piattaforma in grado di leggere o riprodurre qualsiasi tipo di software. Dopotutto un lettore VHS o DVD o Blu-ray legge qualsiasi cosa, a prescindere dal produttore, dal regista, dagli attori, se il film è una merda, loro leggono tutto. Ecco, la 3DO Company puntava a diventare un lettore universale di videogiochi. Per questo è più giusto considerare il 3DO come uno standard più che una console. Infatti si trovano 3DO machines di tante aziende diverse, la più famosa forse è Panasonic, ma ci sono anche Goldstar, Sanyo, American Laser Game creò delle macchine arcade basate sull'architettura 3DO. Vi ricordate Mad Dog McCree? Addirittura la Creative Labs creò una scheda da computer chiamata 3DO Blaster. Vi ricordate la Sound Blaster? Sono sempre loro. Ecco, con quella scheda si poteva infilarla dentro il computer e giocare ai giochi 3DO in real hardware. La mente dietro a 3DO Company era un certo Trip Hawking. Se qualcuno si ricorderà, un personaggio che forse non mi viene in mente mite come primo epiteto da affibbiargli. Un ex impiegato Apple, stranoto per aver fondato Electronic Arts, fu il primo a intuire che per fare i giochi sportivi bisogna dare i danè agli sportivi, e lui fece un contratto milionario con John Madden
per la sua saga dedicata al football americano, che poi esplose sul Sega Mega Drive, fece anche la fortuna del Mega Drive. Lui non era proprio uno pacato, eh? Lui fece un reverse engineering del Sega Mega Drive, non aveva i diritti per farlo. Sviluppò i suoi giochi sportivi e poi andò da Sega dicendo: guardate che se non mi fate un contratto, io vendo a Nintendo. Fate voi, eh? E Sega, tac, gli fece subito un contrattino ed esplose EA Games, Electronic Arts Sports. Insomma, un sacco di soldi. La prima macchina fregiata con il titolo 3DO fu lanciata nel 1993 in Nord America alla modica cifra di $700, che al giorno d'oggi sarebbero l'equivalente di almeno due Play 5. Ma se uno pensa alla console universale, in questa ottica non è poi così folle. Cioè, mio padre comprò il primo videoregistratore negli anni 80, mi ricordo ancora, un Nordmende che leggeva le VHS, mi sembrava fantascienza, spese più di €1.000.000. Se pensate che il 3DO voleva essere la stessa cosa per i videogiochi, non è poi una follia completa. Certo, sono 700 papine, però non è che diventò proprio la console universale, eh? Perché la strategia della 3DO Company fu: abbassiamo tantissimo le commissioni che facciamo pagare agli sviluppatori software. Quindi c'erano pochissime barriere di ingresso, quindi chiunque poteva sviluppare giochi per il 3DO. Tutti, tranne quelli buoni. Infatti Sega e Nintendo mai aderirono a una cosa del genere. E 3DO oggi si ritrova con tanti titoli di Electronic Arts e tanti titoli di sviluppatori un po' come me, un po' della domenica. Insomma, il 3DO nel 93 arriva, un prezzo altissimo, un'enorme campagna mediatica. Trip Hawkins era un genio del marketing, sapeva come infiammare i cuori dei consumatori, come promettere. Però se prometti e poi non mantieni, è difficile sopravvivere. La compagnia poi smise di produrre il 3DO nel 1996, quindi tutto sommato una vita breve. Si dedicò solo al software, regalandoci peraltro una bellissima saga, ovvero quella di Might and Magic, per poi nel 2003 finire in completa bancarotta e vendere i diritti del software a Ubisoft. Però Mr. Trip Hawkins mantenne e detiene tuttora i suoi diritti sull'architettura 3DO. Non è che magari gli viene in mente fra un annetto o due di sparar fuori un 3DO mini, così qualche appassionato nostalgico magari se lo compra. Ok, abbiamo un 3DO nel 2024. E mo cosa ci facciamo? Nel mio caso ho anche tutta la libreria. Cosa ci faccio? Con cosa gioco? Sicuramente i titoli che spiccano, volendo fare una breve rassegna, una breve antologia della roba migliore da trovare sul 3DO, mi viene da dire FIFA International Soccer. Naturalmente stiamo in casa EA Sports, ce lo possiamo aspettare, ma nel 94 FIFA International Soccer per 3DO era la versione assolutamente migliore del gioco. Aveva più angolazioni, più camere con cui seguire l'azione in campo, aveva filmati di intermezzo, cioè non c'era niente di tutto quello in commercio a quel livello. E addirittura aveva la possibilità di giocare in 6. Immaginate la catena di 6 persone, tutti attaccati insieme. Poi Wing Commander 3, un titolone, il titolo che in quegli anni era l'apice possibile, immaginabile su PC. Oggi parliamo di ray tracing, 4K, ecco, prendete tutta quell'esagerazione e mettetela in un gioco su PC, si chiamava Wing Commander 3rd. Ecco, la versione su 3DO è una figata. Addirittura, a parte la colonna sonora fantastica, ma addirittura ha le voci originali dei personaggi, tra cui Luke Skywalker, Mark Hamill, Road Rash, un altro vibrante, cruento e veloce gioco di strada con una stuzzicante colonna sonora, tra cui anche i Soundgarden. E poi uno dei capostipiti, se non il capostipite del genere survival horror, Alone in the Dark. A volte dimenticato, ma su 3DO è fantastico, ha dei fondali molto molto belli. Contestualizzatelo all'epoca, era da bocca aperta. E poi ancora uno shooter strategico, Space Hulk, The Need for Speed,
uno dei giochi di guida che dava veramente l'idea di una simulazione, un sacco di auto, un sacco di tracciati, tantissima roba da fare. Certo, è stato poi tradotto e convertito praticamente anche per il forno microonde, però su 3DO quando arrivò fece davvero scalpore. E poi il magnifico Super Street Fighter 2 Turbo, dove compare Akuma, cioè giocabilissimo, fantastico, animatissimo, velocissimo, coloratissimo. Certo, il pad ha 1, 2, 3, 4, 5 tasti e ti tocca usare anche questo per tirare il calcio o il pugno, forse il pugno. Vabbè, non era comodissimo. Poi Capcom rilasciò anche uno speciale controller per Super Street Fighter 2 per 3DO, ma non so esattamente cosa avessero fumato ad Osaka, sicuramente qualcosa di buono. E poi il platform esclusivo per 3DO, quello che forse è un po' l'icona della macchina, Jax, quel geco che va su, che va giù, che si arrampica, molto divertente, molto particolare. Ah, e il titolo forse più bello in assoluto, in classifica, nella classifica di gradimento globale per 3DO, Star Control. Una roba strana che univa esplorazione, shooter, strategico, resource management, un gioco immenso, veramente veramente strano e veramente bello. E poi ci sono una marea di giochi in full motion video. Adesso lasciamo perdere i vari Night Trap, eccetera, ma vi parlo proprio dei giochi Laser Game, Dragon Slayer, Space Ace, Mad Dog McCree, c'è anche una shotgun, una light gun per sparare alla TV. È un gioco difficile. Ho veramente madonnato tanto con Mad Dog, soprattutto perché non ho la light gun e ci gioco col pad e non è che funzioni molto. Potrei anche parlarvi di Myst, di Samurai Showdown, dell'ottimo Cannon Fodder, o Police Notes, se volete un gioco di Hideo Kojima. Ma non lo farò, perché c'è una cosa che ancora non vi ho detto. Ricordate che più o meno chiunque, anche me e te, potevamo produrre un gioco per 3DO? Ecco, ci sono dei giochi in full motion video a tema erotico. Cioè erotico, una roba tipo un po' più di Maria De Filippi, ecco, una cosa così. Ed è proprio questo che voglio farvi vedere su 3DO, perché non si trova da nessun'altra parte. E per farlo, a sua insaputa, ho bisogno di Camilla. Allora andiamo a vedere brevemente come ho attaccato il 3DO. Sfruttiamo l'uscita S-Video con l'impostazione in 240p, in realtà anche in 480i va benissimo perché stiamo usando il RetroTINK. L'audio esce direttamente con gli RCA sinistra-destra. Siccome non vogliamo perdere nessun dettaglio sonoro, ho deciso di collegarlo al mio AV receiver. Adesso non mi resta che chiamare Camilla. Cami! Vieni un attimo a provare un videogioco per AVK Studio? Sì, dammi un attimo! Ciao amore! Cosa devo provare? Oggi proviamo il 3DO, lo conosci? No, io conosco solo C3PO. No, no, questo è il 3DO. È una console, tanto ti preparo il tutto. È una console che è stata rilasciata il 6 ottobre 1993. Il tuo compleanno? E infatti io sono stato rilasciato il 6 ottobre 1980, quindi ho un personal connection con questa cosa qua. Zelda, ti piace il pad del 3DO? Allora, così è come si presenta il menu dell'Optical Drive Emulator. Non è il massimo, è anche abbastanza lento. Infatti è buona cosa suddividere tutte le ROM in cartelle più piccole. Io ho fatto il classico 09, A, B, C, D, E, F, comunque molto lento, però noi ci accontentiamo. Devi sapere che questa console è stata prodotta con l'idea di offrire un sacco di film interattivi. Solo che siccome Cani e Porci potevano produrre giochi per questa console, praticamente ci sono un sacco di titoli che chiamarli di serie B e fare un complimento. Nello specifico oggi voglio farti provare Plumbers Don't Wear Ties. Diablo, proviamo il 3DO? Ma questo, cioè, aveva un jack audio qua.
Giusto, era avanti col tempo, amore mio. Avanti. Jack audio, sì, avanti, poi vabbè, il risultato è stato quello che è. Però jack audio e slider per il volume. Sei pronta a giocare Plumbers Don't Wear Ties? Non ho idea di cosa sia, ma va bene. Proviamo. Ok, allora, hai presente Maria De Filippi? Se c'è il diavolo qua con me, io sono... Ok, sì, c'è posta per te? Tipo c'è posta per te, tipo. Oddio. Ma cos'è sta roba? Lei è nel gioco. Lei è nel gioco. Ma è nuda. Ma non è nuda, questo è softcore. Ma cosa c'entra lei con i Plumbers? C'entra. Don't keep me in suspense, give me the full story. Or give me the full story or go for the first decision. Allora, praticamente qui devi decidere chi fa la prima mossa. John fa la prima mossa, Jane fa la prima mossa o il meeting deve aspettare? Cosa vuoi fare? Vabbè, dai, lui fa la prima mossa. Lui è bello, guarda che ciuffo. Guarda che ciuffo. Guarda che ciuffo. Lui è vestito veramente bene, secondo me. Ma perché ha una cravatta così? Secondo me succede qualcosa tra loro. Ho paura a pensare cosa possa succedere. Secondo me lei va via. Ma che moto che c'ha lui? E lui chi è? Attenzione, amore mio, qui siamo alla prima decisione. Ok. Questo mi piace. He plans a vigorous assault later on. Quindi possiamo decidere se lui ci prova delicatamente oppure se fa un vigorous assault. Quindi se la... Che ho paura. Che cosa può voler dire vigorous? Proviamo il vigorous assault. Ok. E si scoprì che lei era una campionessa di jiu-jitsu e gli fa un mazzo così a John. Attenzione, mi sa che lei va via. Guarda che sta pensando. What a smile, what a butt. A butt or a bod? Like a body. Guarda che bello. Ma che faccia da pirla. Ma uno più bello poteva prenderlo. Allora, devi sapere che questo è un gioco abbastanza, diciamo, soft. Però ci sono giochi tipo The Cove oppure Sex. E tu ti immagini negli anni 90... questi giochi in una mano ai tredicenni, no, in una stanza buia con una in una mano il tuo controller e nell'altra lasciamo perdere. Esatto. E soprattutto per giocare a questa roba sai quanto dovevi spendere? Un tot. $700 nel 93. Oh, la miseria. Che sono boh mille dollari oggi, 1200. Senti che bella musichetta d'ascensore che c'è. Questo è il boss, eh? Sarà mica una segretaria lei. Noiosa, lei che parla? Ma in realtà è proprio noioso il gioco. Sì. Nel senso che tra tutti i giochi che si potevano andare a prendere per provare il 3DO e fare un video di successo, questo è decisamente... Questo non è quello che dovevamo scegliere, però... è così, ragazzi. Guarda questi. Guarda che c'è una lacrima. Guardi questi close up ad alta risoluzione con il nostro RetroTINK che fa un upscaling in full HD e fa quello che può, perché lui povero 3DO guarda, fa quello che può. Adesso, poverina. Tra l'altro, siccome siamo in Dolby Surround, io credo che ci siano i canali invertiti. Però va bene uguale. Fa niente, no. È di una noia. Credo che gli abbia fatto una proposta indecente. Non ci piace questo modus operandi. Ha chiesto di togliersi i vestiti. Gli ha chiesto di togliersi i vestiti. Adesso qui mi sa che arriviamo a un punto. Questo è sbagliato, ragazzi, ma potremmo arrivare a un punto in cui o taglio il filmato o mi chiudono il canale. PG-13 qua. Aia, guarda che c'è un po' di scollatura, io la vedo, eh. Non è contenta della proposta, ma ci sta pensando. Eh sì, perché lei vuole il lavoro. Oddio. Guarda che effetti. Sei incazzato anche. Take your clothes off. Your damn clothes. Your damn. È tornato lui. Adesso c'è...
Quando c'è lui è ancora più inquietante. How heroin declines the disgusting proposal. She'll do anything to get the job. A questo punto ci andiamo in fondo, eh? She will do anything to get the job. You will be very happy working under me. Mi chiedo cosa significhi questa affermazione di senso. Lei comunque per andare in ufficio ha messo la prima cosa che... No, proprio non si è vestita. Partita la musichina. Attenzione, attenzione. Ah, vedi che c'è. Qui devo far così. Guarda lui però. La sua faccia è impagabile. Era censurato. Era censurato, ma era censurato. Ma pensa a quel povero ragazzo che non solo ha speso $700, ma era lì pronto, con il pad in una mano sola. E poi si trova questa censura con la faccia col naso. Va bene, direi che abbiamo capito questo 3DO. Come l'andazzo. Come va? Adesso ho capito perché non è più in uso. Hai capito console. Perché questa console non era molto di successo? Sì, decisamente. Visto che ti ho fatto giocare a una cosa veramente brutta, adesso ti faccio vedere qualcosa che magari ti piace un pochino di più. Non farti ingannare dal fatto che è un gioco di Sailor Moon, perché è di una bruttezza veramente importante, eh? Questo è un picchiaduro di Sailor Moon. Picchiaduro? Oh madonna. Tipo Street Fighter, però è brutto. Non sono capace di giocare. Me ne sta suonando proprio di bestia. Sono morta. Probabilmente in 13 secondi. Non voglio distrarti nel tuo gameplay, ma mi dici cosa ne pensi? Oh madonna, ho fatto una mossa, aspetta. Non so cosa ho fatto, ma ho fatto una mossa. Ma ti piace quasi? Ma sapere come giocarlo magari mi divertirei di più. Sto andando a caso, non so cosa sto schiacciando, non so neanche come si fa a saltare. Madonna, guarda che Stella su Street Fighter 4 andando a caso è imbattibile. No, adesso mi lincia. L'hai cuorata o ti ha cuorato? No, mi ha cuorato lei. Però ce l'avevo quasi fatta, stavolta. Vabbè, è andata così. Alla prossima. Questo era il 3DO. Nella sua follia, nella sua spiccata particolarità, nella sua unicità. E nel 2024 abbiamo il dovere di ricordarlo e di approfondirlo magari. Grazie per aver seguito un altro video su AVK Studio. Continuiamo a crescere, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.